Stand by for Titanfall. Quando si è presentato in forma probabile alla scorsa Gamescom di Colonia, Titanfall è schizzato in cima alle classifiche dei giochi più attesi di questo 2014. Un recente evento tenutosi a Londra ci ha permesso di provare l'esperienza di gioco per circa 3 ore, con 2 mappe e 3 modalità a disposizione. Sebbene la rapidità nei movimenti a piedi possa suggerire il contrario, pochi minuti di gioco sono sufficienti per comprendere come l'esperienza di gioco proposta sia meno frenetica rispetto alla tradizione imposta da Call of Duty. Questo si deve a vari fattori, a cominciare dalla particolare mobilità di cui ci si trova dotati quando si combatte a piedi. Il jetpack montato sulla schiena di ogni soldato permette infatti sia un doppio salto sia l'aderenza alle pareti, perfetta per esibirsi in spettacolari wall run. Una volta padroneggiate le meccaniche, l'enfasi sulla mobilità andrà ad impattare in maniera netta sul gameplay a piedi. È solo l'antipasto di una formula altamente skill-based, in grado di mitigare l'assoluta predominanza dei riflessi che solitamente caratterizza gli sparatutto online. Le facce di Titanfall in ogni caso sono 2. A intervalli regolari, i giocatori potranno infatti richiamare sul campo i rispettivi Titan. Una volta a bordo dei mech da combattimento, lo stile di gioco cambierà profondamente, proponendo movimenti molto più lenti e armi ad elevata potenza, oltre a 2 abilità speciali. Si comincia con uno scudo temporaneo, in grado di fermare a mezz'aria le munizioni nemiche, per poi rispedirle al mittente quando la piccola scorta di energia si esaurisce, oppure quando si rilascia il tasto dedicato. Questa abilità genera dei veri e propri ping pong di proiettili, e ad averla vinta sarà chi dimostrerà buona conoscenza della durata e del cooldown dello scudo. Altra abilità di base dei Titan è una salva di missili che vengono sparati consecutivamente e seguono una traiettoria spirale. Arriviamo infine al Core Damage, abilità che permette di sovraccaricare il Titan e infliggere più danni ai nemici, i cui lunghi tempi di ricarica possono essere accorciati eliminando gli avversari. Naturalmente, l'accumulo di esperienza durante le partite e il raggiungimento di nuovi livelli giocatore permetterà di sbloccare nuove armi, abilità speciali e chassis per i Titan, con la possibilità di creare le proprie combinazioni in un menu dedicato. Per quanto i Titan rappresentino naturalmente la modalità di combattimento più ambita, gli scontri a piedi mantengono un'importanza fondamentale. Qualora lo si volesse infatti, sarà possibile iettarsi manualmente dal Titan e riatterrare dopo un lungo balzo. Tale mossa sarà indispensabile nella modalità a punti di controllo, ma potrà diventare utile anche durante gli scontri tradizionali. Per quanto una volta prossimi alla distruzione i Titan effettuino un'espulsione automatica del pilota, l'eiezione anticipata può rivelarsi una strategia interessante. In quest'ultimo caso, infatti, il mech continuerà ad agire guidato da un'intelligenza artificiale, permettendo al giocatore di raddoppiare temporaneamente la propria efficacia, combattendo a piedi, aiutato dal fuoco di copertura del Titan. Inoltre l'eiezione, volontaria o meno, potrà essere sfruttata per atterrare con precisione sulla schiena di un mech nemico. Non si tratta di una mossa facile da mettere a segno, ma in caso di successo si potrà attaccare direttamente il reattore del Titan, con ottime chance di metterlo fuori gioco in tempi relativamente brevi. Tutte queste particolarità emergono lentamente mentre si prende confidenza con i controlli di Titanfall e rivelano la notevole profondità del lavoro svolto da Respawn Entertainment. Si tratta di un gameplay che sprona il giocatore a sperimentare nuove soluzioni e a stupire gli avversari. Già sin d'ora, nonostante la versione da noi testata fosse ancora provvisoria, appare evidente l'ottimo lavoro svolto dal punto di vista del bilanciamento. Sarebbe stato sin troppo facile conferire ai Titan un'assoluta supremazia sul campo di battaglia, ma il bilanciamento fa sì che un buon soldato a piedi possa rappresentare una minaccia più che concreta per un mech, soprattutto se supportato a dovere dalla sua squadra. Quanto alla discussa decisione di limitare il numero massimo di partecipanti a 6 per fazione, le partite hanno confermato come questa non limiti in alcun modo la godibilità dell'esperienza. Le mappe presentano infatti dimensioni medie e l'inclusione di combattenti guidati dall'intelligenza artificiale, i quali accompagnano sempre le 2 squadre di giocatori in carne e ossa, rappresenta un piacevole diversivo. Le routine comportamentali non sono certo sopraffine, ma gli NPC contribuiscono a mantenere sempre viva l'azione. Nonostante una prova nel complesso non lunghissima, abbiamo apprezzato la capacità del gioco di svelare le sue carte lentamente, con un progressivo apprendimento delle meccaniche di base. In sole 3 ore, l'impaccio e lo spaesamento iniziali hanno lasciato il posto a una certa consapevolezza, e soprattutto alla certezza che ci fossero ancora un gran numero di tattiche e soluzioni da esplorare. L'unica pecca del prodotto è su Xbox One un comparto visivo solido dal punto di vista del design e ben ottimizzato, ma non certo in grado di stupire sotto il profilo tecnico, più vicino alla passata generazione che a quella da poco cominciata, dal punto di vista delle texture e dell'effettistica.
Se la grafica next gen non è tutto quello che cercate da un gioco, sarete felici di sapere che in questa seconda prova diretta, Titanfall è sopravvissuto brillantemente alla densissima cortina di hype che l'ha circondato negli ultimi mesi, confermandosi come un titolo di punta di questo 2014.